Ciao, oggi vi faccio vedere come preparo i miei tortini alla zucca. Io ho utilizzato questa zucca, ma potete prendere quella che più vi piace. L'ho lavata in superficie e l'ho pelata semplicemente con un pelapatate. La buccia di queste zucche si può anche mangiare. In questo caso ho preferito toglierla. Se volete, sul canale c'è una ricetta per utilizzare proprio le bucce della zucca. Una volta che l'ho pelata completamente, taglio le due estremità e poi la faccio a tocchetti. Mi trovo benissimo a utilizzare questa zucca perché per le sue dimensioni è facile da tagliare e lavorare. La particolarità di questa zucca è che sulla parte più stretta non ci sono semi, mentre i semi li ritroviamo solo nella sua pancia. Ecco qui. Quindi semplicemente tagliamo a metà questa parte e con un cucchiaio togliamo i semi, ma non li buttiamo perché anche questi li possiamo riutilizzare per fare i bruscolini, come vi mostro in un'altra ricetta. Ecco qua tutto pronto per mettere via i semi e fare una bella datolata di zucca che metteremo poi nella teglia e condiremo a nostro piacere. Io ho messo ovviamente del sale, pepe, paprika, zenzero, ho messo un pochino di curcuma e della maggiorana. Poi ho messo dell'olio, ho girato bene e infine ho messo sopra del rosmarino fresco. Questo rosmarino viene direttamente dal mio orto sul balcone. Ecco, pronti per infornare 20 minuti a 180 gradi. E quando è pronto mettiamo via. Insieme alla zucca ho cotto anche i semini che ho precedentemente condito con olio e sale. Bene, siamo pronti per preparare i nostri muffin. Cominciamo con mettere nella farina integrale, ma se vuoi puoi usare anche quella bianca, del sale e del lievito. Mescoliamo per bene gli ingredienti secchi e mettiamo un attimino da parte. E prepariamo i nostri semi di lino. Io ho preso 3 cucchiaini di semi di lino, li ho tritati e poi ho aggiunto 30-40 g di acqua tiepida. Li ho lasciati riattivare un pochino, reidratare e poi li ho uniti alla nostra farina. Ho aggiunto anche l'olio di semi, il mio è di girasoli, ma voi usate quello che più vi piace, e la bevanda vegetale. Io ho usato quella di mandorla, ma potete usare anche un altro tipo di bevanda. Quella di soia è quella più facile da lavorare. Quindi, come si fa per tutte le ricette di muffin, mescoliamo per bene, veloci veloci. E poi aggiungiamo la zucca, che può essere sostituita con qualsiasi tipo di verdura, anche quella del minestrone, per esempio, oppure quella a foglie verdi. Quindi mescoliamo ancora per bene e poi siamo pronti per mettere in teglia e infornare. Io ho usato questi stampi in silicone, voi usate gli stampi che più vi piacciono. Potete usare anche dei pirottini, farli un po' più piccoli o un po' più grandi di come li ho fatti io. Comunque
con l'aiuto di un cucchiaio ho riempito tutti i miei stampini. Bene, siamo pronti per infornare a 180 gradi per 30-40 minuti e voilà, ecco qui i nostri tortini pronti. Sono ottimi come contorno, come antipasto o come snack, come una piccola merenda. Spero che la ricetta ti sia piaciuta e ti sia in qualche modo utile. Lasciamelo detto in un commento e lascia un bel mi piace. In questo video ti ho mostrato come usare la zucca in tre ricette in modo facile e veloce: un tortino, una zucca come contorno e dei bruscolini come snack. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ciao, al prossimo video!